Siamo al CONI di Formia per un evento speciale quest'anno, perché inizia la nuova avventura del Basket Scauri, un Basket Scauri nuovo, fin dalla panchina, perché abbiamo qui davanti coach Federico Pieri, che da giocatore passa direttamente allenatore, il suo primo giorno di lavoro, il suo primo giorno di lavoro con i biancoazzurri dello Scauri. Beh, nuovo solo la panchina, perché la squadra è la stessa, quindi il CONI è sempre questo, siamo qui già da diversi anni. E ripartiamo lavorando in questa struttura che è fantastica, quindi siamo qui tutte le mattine fino a sabato prossimo, inizieremo già dal pomeriggio a essere sul campo, abbiamo già una programmazione dell'amichevole domenica subito con Belmont University, che è una università di prima divisione che l'anno scorso ha fatto molto bene, la stessa squadra che ha vinto 30 vinte e 5 persi, quindi è un'ottima compagine che è qui in Italia. Poi faremo contro Napoli andata e ritorno, prima a Scauri poi a Napoli, i prossimi due sabati, e poi dopo avremo un amichevole l'altro sabato di nuovo con Gaeta, e poi faremo un torneo la settimana, sempre venerdì e sabato, la settimana prima della prima di campionato, che è il 25 di settembre, che se tutto va bene lo dedicheremo subito come memory al Ranieri, con Campobasso, Palestrina e Giuliano, che sono tre squadre del nostro campionato. Quest'anno, non essendoci la Coppa Italia, abbiamo deciso di fare così. E quindi iniziamo, sì, questa nuova avventura, mano a mano i ragazzi impareranno a conoscermi e a sapere quello che chiedo a loro, e vediamo l'evoluzione e come riescono a assimilare queste cose nuove. 8 decimi del vecchio roster confermati, ovviamente perché il nono eri te che sei passato ad allenare la squadra, più qualche innesto del settore giovanile. Cioè, dobbiamo aspettare qualche altro arrivo oppure la squadra si rimarrà questa anche per la prossima stagione? Ma adesso siamo in via di definizione, non è ancora ufficiale, ma è semi ufficiale, con Marinello, che viene dalla Serie C del Pontano Napoli, che è un playmaker. E acquisiremo il suo cartellino e farà parte di questa famiglia, e poi ci sarà Lorenzo Delise, che è un altro ragazzo che viene da Cefalù, che è un 94, che farà parte, si aggregherà sia con la prima squadra che col suo campionato. Poi abbiamo sempre Simone Passero, che è di Scauri, Luca Granata, che è di Scauri, e Gianni Rocco, che è di Formia, e quindi piano piano si aggregheranno a turno con questi ragazzi qui. Abbiamo parlato delle amichevoli, una preparazione comunque intensa, poi purtroppo abbiamo visto che fa anche parecchio caldo. Su che cosa punterai in questa preparazione, a parte ovviamente il lato fisico? Beh, sicuramente loro dovranno cercare... Io dovrò cercare di essere chiaro, di fargli capire come dovranno giocare, qual è la filosofia. E poi sicuramente lavorare molto sulle regole, in modo che loro sappiano in ogni circostanza quello che devono fare, e quindi che possano poi giocare in automatico senza dover pensare troppo, perché pensare troppo a pallacanestro ha le varie conseguenze, porta a perdere il momento, l'attimo. Quindi meccanismi più oleati, diciamo, se si può dire così, e soprattutto una filosofia che cambia rispetto agli altri anni, quando c'era coach Fabri, cioè difesa più intensa, oppure ci sarà qualcosina di diverso, cioè ci dobbiamo aspettare uno Scauri diverso dagli ultimi anni? Beh, se dico tutto adesso, dopo non c'è più la sorpresa, quindi vediamo sul campo cosa viene fuori, anche perché devo vedere se i ragazzi, mi devo anche io adattare un po' alle loro caratteristiche, quindi vediamo un po' cosa viene fuori. Ripeto, spero, le premesse ci sono tutte, la loro disponibilità è totale, quindi vedremo più qua. Appuntamento quindi domenica a Scauri contro il Belmont University. Sì, vabbè, questa è una partita troppo veloce adesso in questo momento, però noi abbiamo voluto sfruttare il fatto che questi ragazzi sono qui per una settimana in tour e giocano. Poi dopo se ne vanno subito, è quasi una tradizione farla, per noi è
una prima uscita molto leggera, anche però ecco, è anche un modo per farsi vedere subito a palazzetto con i tifosi, così ripresenteremo i ragazzi, quelli nuovi. Poi mi sono dimenticato di dirti che avevamo in programma un altro innesto molto bravo di un settore giovanile molto importante, una società molto importante, che però all'ultimo momento ha preferito rimanere nella sua città perché preferisce studiare ingegneria, se no avremmo avuto un altro giovane innesto molto bravo, molto forte. Però non è detto che se non si possa verificare in futuro, lui ha lasciato aperto diverse possibilità. Per adesso comunque siamo in 9, sicuramente profondi e sufficienti per coprire tutti gli eventuali problemi che ci possano essere.